dire molte cose, anche l'approccio alla materia, cioè il cosiddetto principio di materialità. Io ho l'impressione che voi, tra l'altro, pur essendo dei materialisti nel senso di vivere la materia, in questo senso qua, neppure quella sappiate utilizzare bene, che neppure quella conosciate bene. C'è una sorta di superficialità che è verso lo spirito, ma anche verso la materia. Vivere la materia significa sperimentarla, la materia, sentirla a livello mentale, trasformare la materia in un livello mentale. Quando nell'elementare, diciamo, lezione dello yoga, tu dici di tenere un cibo nella bocca quanto più a lungo è possibile, affinché da un pezzo di pane tu possa risalire al sapore, al profumo, all'odore del grano. Significa che tu stai tentando, da una materia, qual è un pezzo di pane, di passare ad una percezione, ad una conoscenza, attraverso che cosa? Il sapore, l'odore, la vista del pane, e dall'evocazione che il sapore del grano ti dà poi della natura, della vitalità insita nel grano, cioè tu mobiliti il sensorio e mobiliti una raffinata qualità dell'intelletto, cioè del riconoscere una sostanza attraverso la forma. E quindi attraverso i sensi, e la trasformi in questo modo in una esperienza di piacere interno di tipo psichico. L'esempio del pene può apparire banale e vale per tutte le altre cose della materia. E naturalmente passare con questo meccanismo ad esaminare le altre cose, quindi gli stessi comportamenti. Voi vi siete mai chiesti perché reagite in un modo o nell'altro? Perché una determinata cosa vi fa felici o vi fa infelici? Scomponete nel momento che sta accadendo, cosa mi sta accadendo? Come lo sto percependo? Perché lo sto percependo così? Quello che io chiamo sofferenza è veramente sofferenza. Quello che chiamo piacere è veramente piacere. Come devo fare per mantenermi equidistante nel momento in cui sta accadendo? E tutto questo è la conseguenza di un'educazione. Certo, nessuno si improvvisa e un bel mattino si sveglia e sa fare queste distinzioni. Occorrono a volte anni e vite intere per arrivare a questo. Il fatto è che voi non avete nemmeno cominciato. Intanto è parte della vita. Se n'è andato. Ora io insisto su questi punti affinché ci siano momenti di riflessione, momenti di meditazione, momenti di incontro, di scontro su queste cose e possiate utilizzare il resto della vostra vita in misure diverse, se possibile, ma in ogni caso migliore, più attente. Non fate che la vita vi scivoli addosso e se ne vada via. Fate che entri in voi e dunque che voi attraversiate tangenzialmente l'esperienza del mondo.